Patricia Tannis, consigliere scientifico DAL. Primo giorno sul pianeta Pandora. I miei superiori mi hanno assegnato a questo settore per trovare prove della presenza di tecnologia aliena abbandonata, simile a quella trovata dalla nostra concorrente, la compagnia Atlas, nelle rovine su Prometheus. Tecnologia che molti credono l'abbia resa la superpotenza di oggi. Fare una simile enorme scoperta qui su Pandora è altamente improbabile, ma i miei benefattori vi credono abbastanza da sprecarci il mio considerevole talento. Sono qui da appena 3 ore e mi sono già convinta che questo pianeta sarà la mia morte. Gli scienziati non dovrebbero andare a caccia di miti e leggende. Quarantatreesimo giorno su Pandora, o almeno credo sia il 43° giorno che sono qui. È difficile abituarsi a questi cicli lunari. La rotazione giornaliera del pianeta dura 90 ore. Gli abitanti di questa palla di polvere salata sono i più ignoranti dell'intera galassia. Quando faccio qualche accenno scientifico a cose tipo la cripta, replicano con sciocche cantilene d'asilo o con lunghi racconti su un tizio che conosceva un altro tizio che a sua volta conosceva un tizio. E poi si incantano. Forse sono ubriachi o hanno subito... qualche danno al cervello e non sono in grado di sostenere la mia presenza prolungata. Se credessi all'inferno, mi chiederei quanto ne disti Pandora. Ironicamente, se ci credessi, non sarei molto diversa da questi uomini di Neanderthal. Ah!
il 76esimo giorno. Mi sono svegliata sperando di aver avuto un incubo ricorrente. Oggi abbiamo impiegato più di 36 ore a spostare il nostro accampamento più vicino al sito degli scavi, solo per cadere in un'imboscata della fauna locale, affamata dopo una lunga ibernazione. Metà del mio staff è stata mangiata viva o uccisa dagli skeg. Io sono sopravvissuta nascondendomi sotto un collega che uno skeg stava divorando. Si chiamava Carl. Le mie emozioni sono come attutite, non ho pianto per nessuno di loro. Anzi, a dire il vero, l'unica emozione che ho provato è stata la gioia. Gioia, perché la sua sedia è sempre stata più comoda della mia. Perciò mi sono presa la sua sedia. Poi ho notato la luminescenza delle rocce del sito degli scavi. Diciannovesimo giorno. Mi sono messa a piangere sotto la doccia per più di un'ora. Una cosa degna di nota, visto che non abbiamo avuto acqua per giorni. La mia sempre minore sanità mentale ben si sposa con quella della popolazione del sito degli scavi. Le nostre indagini sui simboli e sui disegni luminosi del sito ci hanno finalmente fornito la prova certa delle...